Dunque, San, che cosa voleva dire? Perché lei ha poi cercato in tutti i modi possibili e immaginabili, non dico di correggere il tiro, ma di precisare il senso delle sue parole, che sono state parole mal interpretate. La colpa è come al solito dei giornalisti? No, in questo caso la colpa non è dei giornalisti, magari sì, sull'amplificazione della cosa, ma la colpa è stata probabilmente di una politica che ha cercato subito il pretesto più che il contenuto. Parliamoci chiaro, a chi servono i viaggi alla memoria? Mi risponda. A chi è il destinatario dei viaggi alla memoria? Invertiamo Invertiamo i ruoli, invertiamo i ruoli, invertiamo i ruoli. i ruoli. Dovrebbero servire ai giovani, dovrebbero servire a coltivare. No. Bene. Siamo perfettamente d'accordo. Questi viaggi dovrebbero servire ai ragazzi per andare a conoscere una parte importantissima della storia del secolo scorso, del 1900. C'è da premettere una cosa, come Movimento 5 Stelle non abbiamo argomenti tabù che non si possono trattare perché altrimenti si infrangono dei preconcetti, dei punti fermi della propria storia. Come Movimento 5 Stelle andiamo ad analizzare ogni singola spesa in maniera piuttosto analitica. Fermo restando questo, e fermo restando che i viaggi alla memoria servono indubbiamente ai ragazzi, io poi mi trovo, guardi, ho portato questa, che secondo me è una tabellina molto, molto interessante, no? Se la vogliamo vedere. I viaggi alla memoria servono ai ragazzi, siamo perfettamente d'accordo. Allora io poi mi stupisco quando vedo che il comune di Capraia al Limite manda un amministratore, un gonfaloniere e neanche un ragazzo. Mi stupisco quando vedo il comune di Vinci che manda un amministratore, un gonfaloniere e neanche un ragazzo. Mi stupisco quando vedo, che ne so, erano tre o quattro, che Quindi la mandano sua tutti era tranne i una ragazzi. polemica ragionieristica in qualche Ma è una modo. polemica ragionieristica. Certo, in un momento come questo probabilmente si può anche andare a vedere, a studiare quello che è quel viaggio in sé. Ma sicuramente se noi in un viaggio che costa il nostro, e io non parlo del concetto stesso, col quale, ripeto, siamo perfettamente d'accordo, se il nostro viaggio su un costo di 64.500 euro ci sono 10.000 euro di amministratori, c'è qualcosa che non torna, e questo è indubbio. Se io ho 11 comuni del circondario Empolese Valdelsa e mando un amministratore per comune e in più aggiungo due altri amministratori del circondario Empolese Valdelsa, c'è qualcosa che non torna. Ci sono 8 gonfalonieri, cioè qui ci sono 10.000 euro di viaggi di amministratori che vanno poi, ci si può girare intorno e anticipare, ma vanno o a discapito di un risparmio di spesa o a discapito di ragazzi che potrebbero andare e partecipare a questi Quindi lei, viaggi. per Cioè qui sintetizzare, non ha siamo. niente contro i viaggi, ha invece tutto contro i costi di questi viaggi. Ecco, C'è qualcosa che non torna, mettiamolo sentiamo così. Balduini e così via. Mi sembra di capire, insomma, non è che ci volesse francamente una spiccata arguzia, che il nostro Leoni dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana vi accusi di grande superficialità, di guardare alle cose in una maniera un po' piatta. Lei respinge questo attacco? Ma io ho trovato l'analisi fatta dal professor Leoni estremamente interessante, questo sì. Che dire, il Movimento 5 Stelle è un movimento molto giovane, molto nuovo sul panorama politico nazionale, quindi sicuramente dovremmo migliorare e non abbiamo, possiamo imparare questo da tutti, possiamo apprendere il meglio da tutti, e l'analisi che faceva prima il professor Leone è interessante, estremamente Ma? interessante. C'è un ma, probabilmente, ecco, la superficialità io non la vedo tanto nel dove riscontrava il professor Leoni, quanto eventualmente sì, quello di aver messo nella stessa diciamo, categoria spese che potrebbero essere compresse con spese che potrebbero essere eliminate, questo nel famoso volantino. E allora lì sì, si è veramente un po' creato una confusione che poi è stata strumentalizzata dai giornali. Detto questo, non credo che sul viaggio specifico ci si possa essere accusati di superficialità. Avevamo i dati anche prima ed eravamo pronti anche a replicarli puntualmente. Quello che non ci aspettavamo è il risalto nazionale con una polemica estremamente strumentale. Ci aspettavamo che la cosa rimanesse un po' più circostanziata sul punto, cioè su quel viaggio specifico della memoria. Così per buttare là un dato,
La stessa ANED che organizza il viaggio qui, l'ANED di Torino organizza un viaggio che costa 100 euro meno a persona, magari stanno un giorno in meno, però ecco, si può ragionare in questo momento dove nelle scuole c'è difficoltà a dare la carta igienica, di dire facciamo lo stesso viaggio, magari di un giorno in meno, oppure eliminiamo, facciamo un gonfalone unico, l'assessore ha detto che il gonfalone è un momento importante per il comune, abbiamo l'unione dei comuni da 10 anni a questa parte, facciamo un gonfalone unico, invece 10 persone mandiamo una, per esempio, sono 500 euro a persona, non sono poche in un momento in cui, oggi abbiamo parlato del bilancio consuntivo, nel momento in cui la ragioniera del comune ci dice ci sono arrivate 6.000 euro e abbiamo esultato. Di questo stiamo parlando. Sono solo semplificati spazi nella nostra trasmissione, ma il 25 aprile, lo dicevamo proprio chiudendo lo spicchio precedente, Sani, che cosa è stato, che cosa ha rappresentato? Il 25 aprile è un bel progetto politico che prima o poi bisognerà metterci mano e portarlo a conclusione. Io mi pare che piano piano ci si stia allontanando da quello che è successo e che si è conquistato in questo paese nel 1945. Non lo so, io la mia festa di sicuro, poi la festa, se è la festa di tutti, non lo so. Ieri lei è andato a celebrare il 25 aprile? Sì, io tendenzialmente nei giorni di festa sono molto poco, diciamo, sono molto svagato e sono andato al Parco di Serravalle, quindi nulla di particolare. Però certo, ovviamente. Però ecco, io... Ma Grillo che cosa voleva dire? La mia paura è questa, è che col 25 aprile si tenda a festeggiare un qualcosa senza dargli una prospettiva futura e lì sarebbe la fine. Cosa voleva dire Grillo? Ma guarda, io oggi ho il giorno dei fogliettini perché tanto me lo immaginavo, no? Cioè, se Grillo ha parafrasato Guccini, no? Guccini con Dio è morto e poi si è tolto la parte centrale, ha detto il 25 aprile è morto, senza considerare quello che c'è in mezzo. A me non piace neanche tanto. Ma l'interpretazione che lei dà è simile a quella che avanzava poc'anzi Leoni, cioè che in realtà Grillo non ce l'avesse tanto con il 25 ma aprile. Ma se Grillo ci dice che il 25 aprile è morto nel tradimento della Costituzione, non è che ci dice che il 25 aprile è morto, ci dice che la Costituzione è stata rinnegata proprio in questi giorni, 2 o 3 giorni fa. Se Grillo ci dice che con la mancata elezione di Rodotà il 25 aprile è morto, se Grillo ci dice che con la perdita di sovranità monetaria, politica e territoriale il 25 aprile è morto, non è che ci dice che il 25 aprile è morto e che il Presidente della Camera deve replicare no, il 25 aprile è vivo. Ci dice un'altra cosa, ci dice che quell'obiettivo che ci siamo posti nel 1945, anzi dal 46 si è cominciato a festeggiare, non sta bene, non so se è morto, ma sicuramente non sta bene, anche perché, vede, non si può ragionare anche dei viaggi della memoria, non è un problema, però la mia preoccupazione è sempre la stessa, cioè è che noi si pensi al 25 aprile come un qualcosa che in quel momento lì è finito e si debba andare a ricordarlo, quando non è così. Quello dovrebbe essere un punto di partenza, una base di insegnamento, perché se poi noi non si dà nelle scuole, ai ragazzi, gli strumenti necessari per poterlo riconoscere, il fascismo, i viaggi alla memoria sono inutili, gli studi sono tutti inutili, perché se noi abbiamo degli esempi lampanti in questo periodo, noi abbiamo uno Stato che è qui dietro l'angolo, la Grecia, dove non si vaccinano più bambini, dove viene mandate a casa persone che lavoravano direttamente a casa, dove questo inverno per scaldarsi hanno dovuto bruciare i mobili, dove sono state completamente sospese le cure per cancro. Se noi si pensa che una volta si è votato a sinistra, siamo a posto e siamo antifascisti, si è sbagliato completamente lo spirito del 25 aprile. Se noi si pensa che se la sono cercata i greci, hanno vissuto sopra le loro possibilità, il 25 aprile è morto. Questo è un piano che oggi si è antifascisti, se si capisce questo piano, se si capisce questo nuovo Terzo Reich, se no i viaggi alla memoria sono completamente inutili, lo ripeto, perché se non si inseriscono in un concetto di capire cosa è stato e per capire che cos'è il fascismo,
È diventano tutto, fini a se stessi. Diventano fini a se stessi. È un viaggio, forse in un luogo meno piacevole, ma diventa un viaggio che si poteva fare alle Canarie. Se non si capisce, se non si danno gli strumenti per riconoscerlo oggi, il fascismo. Che sta? Io sono d'accordo su molte cose che ha detto Sani, però ancora una volta mi ricasca in quello che ho detto prima, cioè bisognerebbe che prendesse e venisse. Tra l'altro voi avete offerto anche un viaggio al 5 Stelle per il prossimo, un viaggio. Per il prossimo viaggio alla memoria, ma è stato declinato l'invito, mi pare, no? Ma se invece accettasse, capirebbe che tutto quello che dice è esattamente. Io ho detto portateci un ragazzo al posto mio, perché dovete portare me? Ma forse perché te, che rappresenti una parte politica, capiresti che quello che sta dicendo non è vero. Io perché i ragazzi che vanno. Se un viaggio ci sono 20 amministratori, probabilmente c'è qualcosa che non tantissimo. Torna. Certo, ma potrebbe rimanere lo stesso. Ma non facciamo un gonfalone unico e portiamo 20 persone. Vabbè, sul gonfalone unico. Va bene, noi ripartiamo però da dove c'è. Ero andato un po' oltre. Ma te lo spiego, se tu ci fossi stato, capiresti che in realtà lì non si va soltanto a fare una sterile ricostruzione di quanti sono stati morti a Mauthausen e degli empolesi, tra l'altro ce ne sono stati diversi. Per questo è importante un gonfalone per ogni comune. Io ero uscito da questa sterile polemica. Se Sani facesse finire, capirebbe che lì si va a spiegare anche quali sono tutti quei mattoncini che un regime mette per far sì che se ai tedeschi o agli austriaci ci è sembrato normale avere il campo di concentramento accanto a casa, quindi, in cui morivano le persone. Quindi in una popolazione da 175.000 abitanti ne portiamo 90. Se ne porta quelli che si possono portare. Allora probabilmente io preferirei un gonfalone in meno, un ragazzo in più. Tutto qui il ragionamento. Però questa visione è molto populista. Io ero andato un attimo oltre e avevo seguito anche un po' il ragionamento che aveva buttato in campo Leoni e avevo provato a capire. Allora, partito dicendo che ho condiviso molto di quello che hai detto, che il 25 aprile non è soltanto un modo per ricordare, ma è anche un punto di partenza. Ma il 25 aprile riuscirà mai a pacificare gli italiani, Sani? E come ho detto prima, c'è tanto da lavorare, c'è tantissimo da lavorare, l'abbiamo visto ora in quest'ultima parte di discussione. Io concordo tantissimo con Ragionieri che ci si scorda troppo di un'ultima parte della nostra storia che è estremamente importante. Probabilmente il fatto che ci se ne scordi deriva dal fatto che questo paese non ha processato i suoi 20 anni di storia prima del 45, cioè si è semplicemente voltato pagina e poi si è lasciato ai libri di storia che poi, come ci diceva Ragionieri e come ho detto io prima, non ci riconsegnano una popolazione, un popolo, dei ragazzi, dei giovani che sono in grado di capire e di riconoscere quello che è successo e di riconoscere il mondo d'oggi. Scusa Sani, se ti interrompo, scusa un secondo, una cosa aggiungo a quello che hai detto. Sai perché è successo questo? Perché in tutti i paesi europei c'è stata una Norimberga, c'è stata in Giappone, c'è stata in Italia, l'unico paese che non ha avuto una Norimberga italiana. Si è volutamente far tacere i responsabili del fascismo, quando sull'armistizio c'era scritto consegnare Mussolini agli alleati per essere processati, si è volutamente ucciso delle persone senza processarle e quindi questo è il più grave errore che possa essere stato fatto storicamente. Punto. Ma io su questo sono perfettamente d'accordo e questo poi ci riconsegna, dopo ad anni di distanza, un argomento che appunto non è trattato nei termini giusti, cioè non è trattato nella sua contemporaneità assoluta, insomma. È un argomento così relegato al passato, c'erano i buoni, c'erano i cattivi, insomma, polacca, secondo me è anche poi rischioso proseguire nel futuro con questa linea, diciamo. Allora, ma il Movimento 5 Stelle, da cui avevamo anche cominciato con questa polemica e poi insomma abbiamo anche un po' sviluppato l'argomento, come vorrebbe che fosse il prossimo 25 aprile? Questa è una domanda interessante. Io spero che il prossimo 25 aprile questo Paese abbia fatto dei passi avanti in quello che c'è scritto nella Costituzione, cosa che è divertente questo passaggio. Noi siamo andati a ricercare, ad esempio, nella Commissione Costituzionale che si occupava del Presidente della Repubblica, era stato votato la non rieleggibilità. Poi probabilmente i nostri padri costituenti avevano pensato che là dentro quel Parlamento ci sarebbero andate persone tanto per bene che non c'era neanche bisogno di scriverlo,
che per un settennato poteva essere rinnovato. Per fare un esempio, sono cari differenti, ma il Presidente della Repubblica viene rinnovato una volta, ma sono 4 anni e 4 anni degli Stati Uniti. Cioè, un settennato, pensare, la sola idea di rinnovare un settennato va assolutamente contro lo spirito del 25 aprile e contro lo spirito della Costituzione.